Ma il sorprendente potenziale dell'ARP non si limita a questo. Alcuni sostengono che sia collegato a uno strano fenomeno che si sta materializzando nell'atmosfera terrestre. Sempre più spesso, negli ultimi anni, delle strane formazioni nuvolose hanno fatto la loro comparsa nei cieli di tutto il mondo. Molti in Nord America hanno notato questi pennacchi attraversare il cielo creando reticolati, strisce parallele e le ormai familiari X. E in tanti si sono chiesti che cosa fossero queste scie. Will Thomas ha scritto un saggio sulle scie chimiche e dalla fine degli anni 90 collabora con un altro giornalista per indagare accuratamente sugli strani fenomeni registrati nell'atmosfera. Un rappresentante dell'Aviazione Federale Americana, un informatore di alto rango a cui abbiamo assegnato il nome in codice di Deep Sky, ci ha svelato la verità riguardo le scie chimiche. Ci ha parlato di un programma teso a nebulizzare degli agenti chimici ad alta quota, sfruttando i cosiddetti spazi aerei controllati, in cui le rotte dei voli commerciali vengono deviate da quelle degli aerei cisterna dell'Aviazione Federale Americana. L'ipotesi è che le scie chimiche vengano usate per potenziare l'azione dell'ARP. Nebulizzando dell'ossido di metallo nei cieli nemici e indirizzandovi poi le onde ELF prodotte dall'ARP, la temperatura dell'atmosfera sale a più di 38 gradi centigradi, impedendo l'accumulo di vapore acqueo che forma le nubi e causa le precipitazioni. Le onde ELF, prodotte dall'ARP, vengono rifrante dalla ionosfera e sono in grado di curvarsi sull'orizzonte e tornare sulla Terra, raggiungendo qualunque punto della superficie terrestre. Uno dei rischi legati alle scie chimiche è che queste agiscono come essiccante e deumidificano ulteriormente l'atmosfera. In altre parole, questo particolato chimico è in grado di asciugare l'atmosfera e causare la siccità. Attualmente i governi smentiscono ogni esperimento di manipolazione climatica, ma c'è chi sostiene il contrario. Questo rapporto dell'aviazione militare americana sottolinea graficamente il desiderio di sfruttare e controllare il clima per scopi bellici a partire dal 2025. Secondo uno dei passaggi più interessanti del rapporto, la manipolazione climatica è un moltiplicatore di forza dal potere infinito che può essere sfruttato nell'intero spettro dei contesti bellici. Il rapporto climatico relativo al 2025 è un'analisi climatica degli effetti provocati dalla manipolazione di precipitazioni e siccità. A detta degli esperti, nel 2025 saremo in grado di controllare tutti i fenomeni climatici noti al genere umano. Stabilisce espressamente come e perché l'aviazione degli Stati Uniti dovrebbe manipolare il clima e quali tecnologie saranno necessarie per sfruttarlo a scopi bellici nelle guerre del futuro. Secondo un'analisi razionale, nelle guerre del futuro non serviranno proiettili e sarà impossibile individuare chi ha sferrato l'attacco. È questo il potenziale bellico della manipolazione climatica. Il 2025 è sempre più vicino e il futuro della manipolazione climatica desta molte preoccupazioni. La prospettiva più inquietante è che un sistema satellitare trasformi il clima terrestre a seconda delle necessità di guerra. Tra 50 anni, la manipolazione geofisica del pianeta potrebbe diventare una vera risorsa bellica. Non ci saranno più bombe né proiettili, ma terremoti, inondazioni e un controllo mirato dei sistemi climatici. Sarà questa la guerra del futuro. La prospettiva di una guerra climatica presuppone una tecnologia letale. Non ha nulla a che vedere con il miglioramento della vita sul pianeta. Lo scopo della manipolazione atmosferica è la distruzione ambientale e lo sterminio di massa. In futuro, chi controllerà il clima sarà forse in grado di dominare sul mondo intero.